Assessore Domenico Tomaselli, siamo qua a Ricadi per la presentazione del libro dell'onorevole Martelli sulla vita di Giovanni Falcone. Sì, è per noi, per la comunità di Ricadi, per l'amministrazione un piacere la presenza dell'onorevole Martelli, che ha deciso di presentare qui il libro dedicato a Giovanni Falcone. Un libro che io dico andrebbe suggerito per la lettura ai ragazzi dei licei e delle università, perché è un libro che parla di una storia tutta italiana, una storia fatta di verità, dove un uomo giusto, un uomo probo, un uomo che insieme a una parte dello Stato aveva deciso di combattere la mafia, è stato un po' lasciato solo al punto tale da esporlo a quella che poi è stata la tragedia che la mafia ha completato. È importante parlare di queste tematiche perché il pericolo è sempre dietro l'angolo. La cultura mafiosa va sconfitta. La cultura mafiosa, come diceva lo stesso Falcone, è un fenomeno umano. Quindi ha un inizio e avrà sicuramente una fine. Ma non possiamo semplicemente pensare che questo avvenga grazie a cittadini eroici o semplicemente coraggiosi. C'è bisogno di uno Stato forte, di un forte senso delle istituzioni e di una coscienza, di una cultura antimafia, che è quella che noi stiamo portando avanti. Quindi la presenza dell'onorevole è importante, è un ulteriore tassello nel nostro programma culturale che l'amministrazione sta portando avanti. Ce ne saranno altre opportunità, ancora una volta lo facciamo grazie all'aiuto del Muri, della rete dei musei del comune di Ricadi e dei ragazzi del servizio civile. Un bel connubio che per questa manifestazione estiva.